Un, due, tre, prova stella. Buondì! Hi, madame, buondì! Oggi è venerdì e benvenuti al di Q&A. Q&A, sì. E benvenuti al secondo di Q&A. Ebbene sì, questo qua è il secondo, uno l'ho fatto l'anno scorso e ieri ho pubblicato una storia dove chiedevo di farmi delle domande e avrei risposto e sì, sono qui per rispondere. E la seconda domanda che vi chiederete è: comprerai un microfono? No! Prima domanda che mi è stata chiesta è: quando farai il cammino di Santiago? Quando rifarai il cammino di Santiago in... No, ho sbagliato a leggere. Quando fai il cammino di Santiago in bici? Quanto è il cammino di Santiago? 781 km. Col ca... Ma che, ma siamo pazzi, ma qua ci vuole una vita per farlo, Oh, non è detto. Chi vivrà vedrà. Speriamo di vivere. Seconda domanda, ma quanto è bello nuotare a dorso? Terrificante. Cioè, è proprio lo stile che odio di più in assoluto. Sembro tipo una lontra ferita. Così. Ve l'immaginate davvero una lontra ferita? Terrificante. Terza domanda. Cosa pensi dell'omosessualità? Love is love. Noi non siamo nessuno per poter giudicare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La cosa che mi fa incazzare sono le persone che giudicano sbagliato l'omosessualità, quindi impongono la loro idea, credendo che sia giusto. Però quando gli viene imposto un qualcosa a queste stesse persone... Ma tu non mi puoi dettare queste regole, io faccio quel cazzo che mi pare! Tu credi di giudicare? Allora sei giudicato. Quindi rispetti le regole e stai zitto. Basta che ci sia amore, ragazzi. Mamma mia, quante polemiche. È un mondo diventato talmente tanto freddo che se c'è dell'amore è giusto coltivarlo. Mamma mia, che pesantezza questo mondo. Leggerezza, ragazzi, leggerezza. Oh. Detto la mia. Che lavoro fai? Sì, mitico, i tuoi video risollevano il morale. Sarebbe un onore conoscerti. Dai. Fa sempre piacere comunque saperlo. Che venga riconosciuto questo sforzo. Grazie. Che lavoro faccio? Che lavoro faccio? Allora, che lavoro faccio? Io sono Superman. Sì, la paga è buona. Il cast è simpatico. Non mi lamento, dai. Quando usciamo? Ma voi ve lo siete mai immaginato un melograno su uno skateboard? Molto divertente. Quando porterai altri video in moto? E poi il video del razzo lo aspetto da tantissimo. Suzuki, andiamo a fare un motovlog sulla Cisa. Cazzo. Basta! Non ho più la moto, basta! I video dei razzi dovrei continuare. Ho rallentato, mi sono fermato un attimo perché ho fatto tantissimi esperimenti. Dovrei continuare. Se state guardando vicini, scusate. No, che poi la moto in teoria ho quella di mia sorella, però mi fa paura. Cioè, mi fa paura perché parto ogni tanto non so già che se la uso rimango a piedi da qualche parte. Sinceramente non ne voglia. Però la mia non la prendo, non ce l'ho più, l'ho venduta. Basta farmi domande sulla moto. Boh. Che indirizzo di IT hai frequentato? È fighissimo dirlo, fa sempre molta scena perché è la meccanica applicata all'elettronica. Cioè, tipo, avete presente i robot che fanno incazzare tutti perché stanno togliendo lavoro? Beh, la meccatronica si occupa di costruire questi robot. Facciamo una collaborazione? No. Sinceramente la collaborazione migliore di tutti è solo cereali. Che poi? Non è latte cereali. Dobbiamo togliere questa diceria qua. Si mette prima il latte e i cereali. No, si mettono prima i cereali. Ma c'è un motivo. Perché se tu riempi la tazza di cereali, tu sai che questa è la quantità massima di cereali che può contenere. Quindi dopo tu aggiungi il latte per quello che ci sta. E latte. E di latte ce ne sta. Soltanto che se metti prima il latte, i cereali galleggiano e quindi ce ne stanno meno. È fisica. Mmm.
Delizioso. Dove nasce questa tua passione verso i video? No, per i video. Mamma mia, oh, ma voglio imparare a leggere. Da dove nasce questa tua passione per i video? In realtà io non sono appassionato di video. Io sono appassionato a mostrare ciò che faccio. Fare video è solo un mezzo. Quindi diciamo che è un mezzo che devo utilizzare per mostrare ciò che faccio. Poi è divertente, mi piace. Però è il mio mezzo. È un po' come quando giochi a football e vuoi segnare. Tu vuoi solo segnare. Non ti piace magari correre. Però usi la corsa come mezzo. Se no vai a fare atletica. I tuoi progetti futuri... Bella domanda. Ne ho tantissimi, si accavallano e mi fanno spesso sbandare, quindi devo imparare a gestirne almeno uno. Ne ho uno. È ancora un segreto perché uscirà un video. E quel bellissimo salvadanaio è lo scopo del prossimo video. Quindi stay tuned, seguitemi! Che scuola hai fatto? Beh, ho avuto... Non prendetemi come esempio... Non sono stato proprio un cocchino a scuola. Ho sempre avuto molte difficoltà, molte peripezie. Ho avuto un... Ho fatto le elementari, medie e superiori. Alle superiori ho fatto 3 anni di meccatronica. Dopo sono stato bocciato e sono passato al professionale elettrotecnico. Ho fatto altri 3 anni per finire le superiori. Poi, non soddisfatto, mi ero deciso a continuare gli studi di meccatronica perché mi piacevano. Ho fatto un post diploma di 2 anni. Basta, poi ho iniziato a lavorare. E un anno dopo ho deciso di frequentare un post diploma ancora di 1 anno di digital marketing. Che sto ancora frequentando, che finirò tra poco. Ciao amico, quando andiamo a fare la notte in tenda? Ma a parte che io oggi c'ho un freddo terribile. Tu hai visto il tempo che c'è fuori? A parte che c'è un freddo terribile, poi io già non esco di mio. Cioè, io credo che se dovessi cadere non mi farei male neanche morire. Visto? Non serve poi uscire. Basta usare la fantasia. Grazie dell'attenzione e alla prossima! Ciao! Ah, siete ancora qua? Basta!